Per The Reporter, ecco una nuova segnalazione di un nostro telespettatore. Ci troviamo ancora una volta a Ponte Amoriano e nello specifico in via dei Dinelli, dove qualche settimana fa si è sviluppato un incendio dove ha preso fuoco il canneto lungo ferrovia e che solo grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco non si è incendiato il fabbricato dove all'interno vi sono i mezzi della polizia provinciale. Ma come testimoniano le foto inviateci, dopo aver spento il pericoloso incendio nessuno ha provveduto a rimuovere i resti che pericolosamente si trovano lungo via. La domanda che il nostro telespettatore si pone è perché né i vigili del fuoco che sono intervenuti per sedare l'incendio, né la polizia provinciale a due passi dall'accaduto, né tantomeno gli uffici del comune di Lucca hanno predisposto la rimozione del canneto? Effettivamente si continua nella segnalazione, non si vuole immaginare cosa possa succedere se un motociclista o un ciclista perde il controllo del proprio mezzo, poiché le canne così messe sono diventate vere e proprie lance.